Ritrovati amici di Teleprima e Caserta Sport TV, ancora una volta dobbiamo commentare una sconfitta della Juve Caserta, lo facciamo con la solita voce dei tifosi Giuseppe Bernardo, buonasera. Buonasera Marco, buonasera agli amici a casa. Grazie E con il nostro ospite di stasera, Camillo Anzoni del Corriere dello Sport, grazie Camillo per essere qui. a voi per l'invito e buonasera a tutti. 8-0 Camillo, dobbiamo dirlo, dobbiamo partire da questo dato, come si fa a salvare questa squadra? Bella domanda, onestamente ce la stiamo ponendo un po' tutti, anche con Venezia. Caserta secondo me non ha demeritato, è la seconda partita di fila che la Juve Caserta propone almeno della pallacanestro godibile, a tratti anche di buonissima qualità. Il problema sono le zavorre che ci portiamo dietro delle prime 6 giornate, dove praticamente la Juve non ha mai giocato una partita decente. Il problema è che adesso è 0-8. È pesante perché Pesaro è a 4, è pesante perché Capodorlando ieri, ho visto Capodorlando Dinamo Sassari, spero che Sassari giochi così anche con la Juve, perché una cosa oscena è stata la partita di ieri sera al Palafantozzi. Però intanto le altre vincono, in un modo o nell'altro la classifica la muovono, Caserta non la muove mai, e quando inizi a perdere poi entri nel fosso ed è difficile tirartene fuori. Speriamo che anche Venezia giochi come ha giocato gli ultimi 5 minuti della gara che ha vinto contro di noi. Andiamoci a vedere le immagini di quella partita nel film che abbiamo realizzato in trasferta in casa della Reger. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a sobering fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the death away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's at couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Deeper down. Deeper down.
Che faccio? Stai dicendo appunto, a rivedere queste immagini, cosa si prova? Fa male perché onestamente per 35 minuti stavamo là, Caserta se l'è giocata alla pari, poi purtroppo è arrivata cortissima di fiato negli ultimi, nella volata finale. Facile dirlo dopo, però coach Markowski sinceramente il quintetto di inizio quarto periodo non l'ho capito, perché proporre insieme Moore e Gaines che non avevano dato nulla in precedenza, è stato un azzardo, infatti non a caso il break che ha tagliato le gambe alla Juve Caserta è arrivato proprio con Moore e Gaines. Adesso non è che vogliamo buttare sempre la croce addosso a questi due ragazzi, però oggettivamente fanno fatica, hanno difficoltà, chi per un motivo, chi per un altro, ma non sono funzionali. La squadra gioca decisamente meglio con Tommasini, Mordente, con Young, purtroppo Moore e Gaines o si danno una svegliata presto o mi sa che li salutiamo. Aspettando Michele Vitali. Aspettando Michele Vitali, che è un'addizione importante, però non vorrei che adesso carichiamo troppo di responsabilità questo ragazzo, perché è da settembre che in ogni conferenza stampa si parla di Michele Vitali, come se dovesse essere il salvatore della patria. Michele giustamente avrà bisogno di almeno un mesetto per recuperare il ritmo partita, perché una cosa è fare allenamento, una cosa è giocare una partita di campionato. È un'addizione fondamentale in questa squadra che fatica in personalità e alla fine quando la palla pesa va sempre da una parte, ovvero da Sam Young. Avere un Michele Vitali in più sicuramente aiuterà anche in quest'ottica la squadra. Capito, questa squadra ha limiti tecnici senz'altro, tattici forse, psicologici, mentali? Molto, secondo me molto psicologici, perché Gaines non è scarso a mio avviso, non è un giocatore che non può fare questa Lega A. 10 anni fa non faceva neanche la Lega 2 secondo me, però in questa Lega A è un giocatore che ci può tranquillamente stare. Purtroppo sta patendo tantissimo il primo anno lontano da casa, il primo anno in Europa, la squadra che non vince sicuramente non ti aiuta a entrare meglio in questo campionato. Ragazzi, è un fantasma Gaines, perché l'unica volta che si è vista è stata domenica quando ha fatto infrazione di passi e l'arbitro non gliel'ha chiamati. Dalla guardia titolare americana non puoi permetterti una guardia americana che ti fa 2 punti. C'è poco da dire, onestamente. Sembra, parlandone, quasi mi ricordavi un po' Chris Roberts, però Roberts insomma li metteva un po' di punti, almeno era altalenante, ma ogni tanto li metteva. No, Roberts era, rispetto a Gaines, un fuoriclasse, passami, che almeno in difesa si sbatteva tantissimo, noi spesso lo punzecchiavamo sul fatto che in attacco non si prendeva le responsabilità, però in difesa era un signor giocatore, ti dava una mano al rimbalzo, faceva assist, qualche volta ti metteva anche 10-15 punti. No, Roberts è un signor giocatore rispetto a questo Frank Gaines. Giuseppe, credo che non l'abbiano presa benissimo questa ottava sconfitta consecutiva ai tifosi. Sì, le settimane scorse ponevamo delle domande, no, sui vari gruppi di Facebook, questa settimana abbiamo evitato, però purtroppo i commenti si sono avuti proprio sulla pagina Facebook della Juve Caserta, in particolar modo sotto l'articolo che parla proprio della sconfitta di Venezia. C'è chi critica Moore, che leggo qui, e Moore è ormai un ex giocatore, il quarto ha perso, sopra di 8 ha perso 3 palloni, andasse a giocare a bocce. Qualcuno critica Scott, che almeno a mio avviso è uno di quelli che almeno dal punto di vista dell'impegno non si è mai tirato indietro.
Young non difende, sbaglia una marea di tiri, apatico e si può buttare via. Gaines, tiratore di cosa? Moore è rimasto in America da maggio, via, via, via. Può essere, Camillo, che Moore stia patendo in qualche modo il finale di stagione di Pistoia, con il quale quel tiro, i 3 punti, quelli che manca il possesso decisivo. Guarda, secondo me no, per il semplice fatto che la squadra dello scorso anno a mio avviso era più funzionale alle caratteristiche di Romero, ovvero una squadra che correva, 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 diciamo gioco a difesa schierata poco e nulla lo scorso anno. Quest'anno invece è una squadra che gioca di più a metà campo e si vedono tutti i limiti di Romero, un play che non ha tiro da fuori, è inutile negarlo. Va poco in uno contro uno, adesso c'è anche molta sfiducia onestamente nel ragazzo perché fa poco e lo fa male. C'è adesso Tommasini che si sta guadagnando minuti e spazio con pieno merito. La squadra perde, il pubblico ti fischia perché ormai Non può lui far non altro. può fare altro, ma come dargli torto anche al pubblico? Certo, a volte si leggono dei commenti, attaccare Sam Young, sinceramente, dopo la partita di domenica mi sembra un'offesa. È un giocatore che nelle prime giornate non ha fatto niente, è inutile negarlo, faceva solo 20 punti, però ne pagavi 40 dall'altro lato. Però la partita di Venezia di Sam Young, a mio avviso, è stata ottima, ben in difesa, al servizio della squadra. Si è presi i tiri che si doveva prendere. Se adesso discutiamo anche Sam Young, direi che possiamo andare via tutti e facciamo giocare la Juniores, che tra l'altro l'Under 19 sta andando anche molto bene. Quindi a questo punto mettiamoli I dentro. ragazzi di coach Baioli. Baioli. Andiamo al talierci in sala stampa. Abbiamo ascoltato coach Markowski, ovviamente, e Recalcati ha voluto mandare il suo vice Walter De Raffaele. Ascoltiamoli. Coach, è una costante, Venezia fa fatica fino alla fine, però poi vince, prima in classifica, è una bella notizia. Sicuramente una grande notizia, ma soprattutto la possibilità e la capacità di trovare in ogni partita dei protagonisti diversi, al di là dei nomi o al di là di quelli che possono essere più attesi. Stasera siamo riusciti contro una squadra, secondo me, di grande qualità, che penso avrà la possibilità di levarsi delle soddisfazioni nel proseguo della stagione, a portare a casa questa partita che non era per niente facile. L'abbiamo fatto soprattutto nell'ultimo quarto, aumentando molto la tensione, la pressione difensiva e tramutando questo in canestri facili. Dobbiamo cercare un po' di aumentare questa tensione e questa durezza mentale. Peric un fattore su tutti e due i lati del campo, avete fatto proprio bene a trattenerlo. Sì, Peric è un giocatore totale che riesce a darci quella duttilità sia offensiva che difensiva. Stasera è una serata speciale in cui lui ha fatto veramente una partita, direi, totale. Però è stato aiutato tanto dai suoi compagni e questa è una forza che dobbiamo portarci dietro per tutta la stagione. In conclusione posso chiederle che impressione ha avuto di Caserta, una squadra che ha ancora 0 punti in classifica? L'ho detto anche ai tuoi colleghi, è a 0 punti, ma le partite che ha fatto, soprattutto dopo l'arrivo di Zare, sono partite che poteva tranquillamente vincere tutte, da quella a Capodorlando, a quella in casa con Cantù. È una squadra che adesso ha cambiato con qualità, sicuramente avrà la possibilità e ne sono convinto, di portare a casa dei punti. È una squadra che secondo me ha grandi margini di crescita e l'augurio che faccio sia a Zare che a Caserta è quello di rimanere in questa categoria perché è una piazza troppo importante. Coach Markowski, una settimana particolare per lei, passato lo spavento per il malore che l'ha colpita. Siete riusciti a preparare bene questa partita? Ancora una volta Caserta fa una bella figura ma perde. Basta così? Non basta così, perché non mi bastano belle figure, non mi bastano le partite quando arrivi a essere in vantaggio l'ultimo quarto, 2 volte in trasferta, 1 volta in casa e non sfruttare, non arrivare. Sai, adesso possiamo fare discorsi che lasciano tempo che trovano, ma potevamo avere magari 6 punti in questo momento, per non dire 4, per non dire almeno 1, ma non vincere una su 3 in questo modo veramente brucia. Ovviamente un problema psicologico, crede che la Juve sbloccandosi possa poi. Ma non mi interessa né problema psicologico, cioè, non mi interessa problema psicologico. Quelli che hanno problemi psicologici vuol dire che non sono per lo sport professionistico, cioè, non hanno problema psicologico nei confronti delle richieste, hanno problema psicologico di vincere già partite vinte. Cioè, io potrei essere tranquillo e calmo finché voglio, perché è giusto che non, con l'esperienza che ho, non,
Non invento problemi, ma non mi basta, cioè, non mi basta. Sala stampa ha detto problemi di gestione, ovviamente, si riferisce anche al playmaker che... Problemi di gestione della palla, ovviamente, perché fare la valutazione 1 nell'ultimo quarto vuol dire che non ci siamo neanche presentati nell'ultimo quarto. Perciò certamente non posso che pretendere di più. Però pian piano c'è sempre qualche nota positiva in questa squadra, uno su tutti Claudio Tommasini e il pacchetto italiano in generale. Io innanzitutto cerco di tirare soltanto la positività che ha la squadra, certamente come ha detto lei Tommasini e parte degli italiani, direi europei perché anche Ivanov certamente dà il contributo, ma dobbiamo smettere di sottovalutarci mentre in squadra abbiamo giocatori che assolutamente non sono per la nostra realtà, non cercano di capire neanche la realtà. Immagino già la risposta, però glielo chiedo comunque. Sì, ci dobbiamo attendere qualcosa dal mercato? Se la immagina, non farmela. Dal mercato ci dobbiamo attendere qualcosa. Visto che lei è giornalista, la dica lei. E diciamolo allora, molto simpatico coach Zare Markowski, noi ci abbiamo provato, lui ha detto, adesso vediamo la schermata che ci manda la regia con le sue parole, lui ha detto abbiamo problemi nella gestione della palla, alcuni giocatori non si impegnano neanche per meritarsi questa maglia, tradotto a parole nostre, vero Camillo? Grandissimo Zare anzitutto, permetti, ti ha rilasciato un'intervista alla Markowski, perché in queste prime settimane a Caserta era fin troppo pacato, adesso hai messo un attimo i puntini su lei. Zare ha ragione onestamente quando fa presenti questi problemi della squadra, perché sono sotto gli occhi di tutti, non è che ci stiamo inventando niente, è dalla prima settimana, dalla prima partita, quella lì di Roma, dove la Juve ha giocato contro una squadra che era quasi in presenza, noi eravamo senza diversi giocatori, ma Roma onestamente non era granché, si sta vedendo anche in campionato, si erano evidenziati delle lacune in alcuni giocatori. Moore e Gaines purtroppo non sono usciti da questa crisi nerissima, perché pure Scott e Young erano stati messi in discussione, però col passare delle giornate hanno iniziato a dare il loro contributo. Howell purtroppo si è fatto male, ma a mio avviso stava vivendo una fase di crescita. Moore e Gaines sono nel baratro, è inutile negarlo. E due esterni americani non li puoi regalare a nessuno, tanto più che Caserta ha scelto la formula del 5+5. Quindi si è già giocata a 5 visti, gliene rimane uno solo da poter spendere per un giocatore che non è attualmente tesserato in Italia. Quindi cambiarli tutti e due significa che ne prendi uno dall'America, diciamo, e uno che è già in Italia. Ma chi? O potevi prendere Zach Henry che ha preso Cavo d'Orlando, non aveva avuto, non so, la voglia, la forza di tagliare Ronald Moore. Purtroppo Moore, le prove d'appello secondo me sono finite. Ha sbagliato 8 partite su 8, che altro deve fare Moore per meritarsi il taglio? Non lo so sinceramente. Perfetto come al solito nella tua analisi, ma mi pare di capire che ti stia convincendo almeno la cura di coach Markowski. Assolutamente sì, è un'altra, va dato atto a Markowski che ha dato un'identità a questa squadra, va detto, ma non per difendere Molin a spada tratta, però Molin non ha avuto Antonutti e Ivanov, che sono state due addizioni a mio avviso fondamentali, perché Ivanov, alleluia, è arrivato un giocatore che là sotto fa botte, combatte, lotta. Antonutti è lontanissimo dall'essere fisicamente il vero Antonutti, però già anche a Venezia il tiretto l'ha messo, la bomba l'ha messa, è un giocatore che sa giocare a pallacanestro, quindi può essere solamente utile. La cura Markowski si vede, però sempre a zero resta la Juve Caserta, quindi alla fine... Ti ripeto, è brutto dirlo e gettare la croce addosso a dei ragazzi, però la Juve non ha più tempo da perdere, qualcosa deve cambiare sugli esterni, perché non si ha mai lunedì, non si vince con Trento, poi non so come va a finire questa stagione. Vabbè, visto che ci siamo, allora parliamo nel nome che ovviamente circola in questi giorni, la settimana scorsa, oggi, è quello di Brian Chase, un play che ha anche... il tiro da tre, noi lo vediamo adesso nelle immagini. Camillo, hai detto che non c'è più tempo per aspettare Moore, può essere l'uomo giusto secondo te? È una bella scommessa onestamente Brian Chase, perché è un giocatore che si è rotto il ginocchio a gennaio, play puro non è, però è sicuramente un giocatore con punti nelle mani, un giocatore che sa innescare i compagni. Per fare un esempio,
ai tifosi casertani che non lo conoscessero, diciamo, un po' un Shawn Colson, dai, mi ricordo un po' Shawn, più guardia che play, però ovviamente la palla la sa portare di là, è uno che sa crearsi i punti da solo, dal palleggio, senza aver bisogno di giochi particolari. Se Chase, ben venga Chase, onestamente, perché ti ripeto, per me il tempo di aspettare le persone è finito, ma era già finito secondo me la sesta giornata e abbiamo dovuto dare altre due giornate per rimettersi in carreggiata. Abbiamo avuto, non lo so, Moore ha fatto penso 2 punti in 2 partite, Gaines 10 in 2 partite, non so che altro si aspetta. L'abbiamo visto marcare Moore, potrebbe sostituirlo addirittura nel prossimo incontro di lunedì, chi lo sa, magari la società ci fa una sorpresa, bisogna tagliare chiaramente Moore, prima ancora però bisogna vedere come sta Chase. Abbiamo una schermata che riguarda i numeri di Chase e di Moore nella loro esperienza rispettivamente a Cremona e Caserta, ti chiedo di commentarli, 28 e 18 sono le partite, ovviamente Chase ha giocato 2 campionati a Cremona, 2 mezzi campionati, 10 di media, 7.4, i tiri da 2 vince Chase, sul tiro da 3 vince nettamente Chase, anche ai liberi insomma preferiamo la mano di Chase, un assist al contrario, Moore ne fa 5 a gara, questo sicuramente è il pezzo forte di Moore, poi però palle perse 3 in media Moore, 1.6 le medie invece di Bryan Chase. Alla luce di questi numeri ovviamente sono giocatori che adesso sono diversi fra loro, sì. Chase l'abbiamo visto 2 anni fa, l'anno scorso, quindi tutto può cambiare, però alla luce di questi numeri lo preferisti ancora? Cioè. Sì, onestamente sì, per questa tipologia di squadra assolutamente, non l'avrei preferito nella Juve Caserta dello scorso anno. Sono due play molto diversi come indicano anche i numeri, da un lato abbiamo uno che, come ho detto prima, prende e tira senza problemi, dall'altro abbiamo uno che preferisce far giocare la squadra come Ron Moore. Adesso c'è bisogno di uno che mette anche punti nel tabellone, onestamente. Chase è quella tipologia di play. Va detto che nei suoi anni a Cremona era sempre accompagnato da un altro play di ruolo che poteva essere sia Luca Vitali ma anche Woodside lo scorso anno. A Caserta potrebbe essere aiutato da Marco Mordente e Claudio Tommasini, quindi in quel caso Gaines potrebbe addirittura partire dalla panchina come era nell'idea iniziale di Marco Adripaldi. Per giocare tranquillamente con Tommasini e Chase sugli esterni, poi anche Michele Vitali che rientra. Cioè, la situazione diventa migliore e soprattutto puoi dare ancora una chance a Gaines. Io non gliene darei più, però capisco anche che non è che puoi tagliare 3 americani in un colpo solo. Quindi adesso il male minore è tenersi Gaines, sinceramente. Vitali che dovrebbe rientrare proprio lunedì. Giuseppe, a proposito di playmaker, hai qualcosa da mostrarci, come sempre? Sì, Ron Moore sui social è quello più attivo, si può dire, in tutta... Ha salutato? No, ancora no, non ha ancora salutato, però su Instagram ha postato questa frase nella quale è scritto che prima che accada qualcosa di grande tutto deve sgretolarsi, deve distruggersi, insomma, quindi chissà se sia un riferimento alla sua situazione... sia un riferimento alla situazione attuale. Moore che peraltro, se venisse tagliato, sarebbe il terzo playmaker americano che negli ultimi anni saluta Caserta prima della fine della stagione. Lui aveva preso il posto di Stefon Anna. Noi qui abbiamo un altro di playmaker che a Caserta è passato per giusto un mesetto, ed è Nick Wise, che ricordiamo bene, che attualmente è senza squadra, si sta allenando per conto proprio negli Stati Uniti e non si fa mancare serate nelle quali si diverte. Un altro che invece ha lasciato Caserta lo scorso anno, che ha lasciato il posto proprio a Ron Moore, è Stefon Anna, che a sua volta è senza squadra a casa sua a Chicago. Qui lo troviamo anche abbastanza in forma, apparentemente, lo diciamo prima della puntata, Camillo, è forse più in forma di quando era arrivato a Caserta. Sì, a Caserta si presentò con una pancia non indifferente. O è Photoshop. O è Photoshop. Bravo. Anna che è senza squadra, però ha aperto un bar, un pub nel quale... vediamo qui anche della musica dal vivo, dunque non è senza dubbio, senza mestiere in questo momento. Però tanto Anna non ci sente, almeno gli alcolici non li paga, il bar è suo, quindi sta sereno. Un chiaro non riferimento a qualche... A qualcosa successo, a qualcosa che lo scorso anno. Camillo, queste sono le immagini ancora bello del bar. Bel locale però. Bel locale, abbiamo fatto anche un po' di pubblicità. Camillo, a parte gli scherzi, tu capirai che siamo in garbage time, si chiama così la trasmissione, c'è un motivo, l'hai capito probabilmente adesso, e ti chiedo di Tommasini, ne parlavamo poco fa,
Può dipendere proprio dal suo rendimento il cambio in cabina di regia. Con Tommasini che può giocare 20 minuti, forse di pari minutaggio può essere proprio un giocatore che ha 33 anni come Chase. Secondo me Tommasini adesso già 25, secondo me li può giocare. Domenica, guardando la partita con Venezia, ringraziavo il cielo che c'era Tommasini in campo, onestamente, perché la Juve stava giocando molto molto bene con Claudio ed è la seconda partita di fila che fa con una personalità non indifferente, e qui secondo me si vede la mano di Marcoschi, perché non è possibile che Tommasini, fino a un paio di settimane fa, era un giocatore che non tirava da fuori, non si buttava dentro, in difesa sì, si sbatteva, ma fino a un certo punto. È arrivato Marcoschi e abbiamo un play finalmente, un giocatore di una certa qualità, quindi bravo Claudio, ma bene anche lo staff tecnico, secondo me, su Tommasini. Permettimi anche Marco Atripaldi, che gli ha fatto un contratto di 3 anni, quindi sì, era lungimirante. Lungimirante, io non ho problemi ad ammettere quando sbaglio le valutazioni. Quando firmò un triennale Tommasini ero molto perplesso. Alla luce di come sta giocando in queste ultime settimane, sì, decisamente meglio averlo blindato per un'altra stagione. E lo abbiamo ai nostri microfoni come settimana scorsa, ascoltiamolo, Claudio Tommasini. Claudio Tommasini prova a strapparti un sorriso prima di parlare della partita. La società manda te per la seconda settimana consecutiva a parlare ai nostri microfoni, è un buon segno? È sicuramente un buon segno, io sto cercando di fare il mio massimo, fare sempre quello che può servire alla squadra e spero di riuscirci in qualche modo. Si esce ancora a testa alta ma ancora con una sconfitta, come sta vivendo lo spogliatoio in questo momento? Adesso cominciamo a farci anche delle domande, perché giochiamo 35 minuti bene e gli ultimi 5 come delle donne, non abbiamo il coraggio di vincerla. Ti senti a tuo agio per adesso in quel ruolo, mi viene da dire, da leader oramai? Diciamo da leader, adesso con il coach ho sicuramente un buon rapporto, un buon feeling, mi sento bene perché mi sento in fiducia anche con quello come gioco, sia in attacco che in difesa, spero di riuscire a continuare in questo trend positivo. Trento e poi Milano, come la vivete questa due partite insomma? Adesso le viviamo tutte allo stesso modo, come se fossero tutte la partita per la salvezza, come se fossero tutte delle finali, quindi al massimo tutta la settimana e anche la partita. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Siamo quasi in chiusura, chiedo a Camillo di commentare l'ultima schermata e quella sui due quintetti del prossimo turno alla Juve Caserta. Al Palamaggio si gioca con i biglietti scontati del 50% contro Trento, una squadra che ha sorpreso per lunghi tratti di questa stagione. Vediamo la schermata dei due quintetti, tu me la commenti perché è un roster abbastanza variegato. Sì, assolutamente una gran bella squadra Trento. Onore a coach Buscaglia perché ha fatto un grandissimo lavoro negli anni di Lega 2. Trento lo scorso anno proponeva una pallacanestro, a mio avviso, già da Lega A. Quest'anno si sta confermando, va detto anche che loro hanno azzeccato gli stranieri, perché Mitchell e Owens sono due giocatori fenomenali. Owens soprattutto, domenica è stato uno, forse l'unico che finora è riuscito a tenere botta con Anosike, che è il miglior pivot del campionato. Quindi una bella gatta da pelare per Ivanov. Nel complesso gioca proprio bene Trento, una squadra ordinata, pallacanestro molto piacevole, veloce. Pascolo si sta confermando un giocatore di assoluta qualità, Toto Forrai in regia molto bene. È una squadra tranquilla, in fiducia, una squadra che i punti salvezza già se li è messi da parte secondo me. Addirittura sta strizzando l'occhio a una qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, quindi scende a Caserta tranquilla e serena. La posta in palio, è inutile negarlo, pesa tutto dal lato della Juve. È una squadra, secondo me, simil Cremona, con la stessa faccia tosta di Cremona. Speriamo ovviamente che il risultato sia diverso, perché se no 0-9 poi... Non voglio dirlo cosa finì. 0-9 non mi ci far pensare. Il pronostico ovviamente non te lo chiedo. Chiedo invece a Giuseppe, mentre continuiamo a vedere la schermata del quintetto, qualche informazione in più. Lui che è sempre molto bravo a studiare le prossime avversarie. Dai. Sei tu quello troppo gentile. Trento, tra l'altro, ha, diciamo, dei 10 in squadra, 9 esordienti in Serie A. L'unico esordiente è Baldirossi, che è un 91 e ha esordito nel 2008, quindi aveva 17 Bologna. Anni si può dire. Virtus Bologna, bel giocatore. E del quintetto ci sono Forrai e Pascolo, che sono due conferme dello scorso anno. Loro hanno centrato la promozione
con Trento l'anno scorso la Lega 2, e l'unico altro confermato è Spanghero, che poi si aggiunge a Flaccadori nel blocco italiano. Diciamo una cosa, scusami se ti rompo, già su Flaccadori, spero che lunedì coach Buscaglia lo lanci in campo, perché è un 96 fantastico. Domenica al Palà del Mauro ha fatto 10 punti, è un ragazzo, ne sentiremo parlare, diciamo prima con Peppe. L'Italia sta tranquilla con Mussini e Flaccadori sugli esterni. Della Valle. Sono anche molto amici fuori sono dal campo. Sono molto amici della Valle. Cioè, siamo messi bene. Tommasini, che è già un po' più vecchietto rispetto a Flaccadori e a Mussini, però Flaccadori molto bene. E tra l'altro poi il quintetto a Forrai che gioca a Trento da 5 anni, è partito dalla B1 e ha fatto poi tutta la trafila, quindi si può dire che sia cresciuto a tutti gli effetti con Trento. Lui che è un 86 ma gioca in Italia già da 10 anni, dunque ha una discreta esperienza. Poi c'è Grant che è un... si può dire che sia il veterano di questo gruppo, è un 86 anche lui, ma tra gli americani è il più anziano, ha girato un po' diciamo tutta Europa, Germania, Grecia, Slovacchia prima di arrivare in Italia. Poi c'è Tony Mitchell, abbiamo detto che è la stella, 20 punti a partita, quindi una mano abbastanza calda, è il terzo realizzatore del campionato. E poi sotto canestro Pascolo e Josh Owens, con Dada Pascolo che proprio contro Cremona ha fatto la sua miglior partita della stagione con 28 punti e 12 rimbalzi, quindi... Vabbè, durata anche 3 supplementari, sì, bellissima partita, però comunque per un esordiente... Voglio fare quei punti, onestamente. Certo. Bella squadra, Trento. È bella partita quella che si è chiusa dopo, al terzo supplementare, sì. Tu dicevi prima, sono simili le due squadre, Trento e Cremona, insomma. Sì, veramente bello, sono le due rivelazioni, a mio avviso, fino al campionato, non solo per i risultati, ma soprattutto per il gioco che propongono, che è veramente molto piacevole. Avevo segnato una domanda da farti, non te la faccio, te la leggo. Perdere con Trento cosa significa? Non te la faccio, andiamo avanti. Vale, grazie. Abbiamo la partita con Trento da vincere, poi ci sono, se non erro, Varese in casa, non nell'ordine, e Pesaro, che sono le partite che dobbiamo vincere perché sono, diciamo, le due squadre a 4 punti. Varese, sì, e Pesaro. Caserta deve girare a 6 alla fine del girone d'andata, cioè c'è poco da aggiungere. Deve vincere con Trento, Varese e Pesaro. Le ha poi, perché sono le tre più abbordabili. Le tre più abbordabili, ovviamente, poi se le vince tutte tanto meglio. Però oggettivamente c'è ancora da sfidare Milano, Avellino, Sassari, Reggio Emilia, cioè. Quindi diciamo quelle quattro, sì, ad oggi Caserta le perde. Quelle, le altre tre che abbiamo nominato, Trento, Varese, Pesaro, le devi vincere assolutamente, cioè devi girare a 6. Non ci stanno altre discussioni. Giri a 6, siamo moderatamente tranquilli. Giri a 2, a 4, non voglio dire a 0, la cosa è molto complicata. Ringraziamo Camillo Anzuini per essere stato con noi, avevi provato a cambiare numero per renderti irritracciabile ai nostri radar, fortunatamente l'abbiamo recuperato e quindi sarà con noi prossimamente. Volentieri, quando volete, grazie ragazzi. Grazie Camillo e grazie a Giuseppe Bernardo, che ritrovate martedì prossimo. Grazie a te e grazie agli amici a casa che ci seguono. Teleprima, canale 91 del Digitale Terrestre, casertasporttv.it per restare attaccati alla nostra trasmissione e alle nostre rubriche. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.